Sono arrivata al metodo Lean grazie a un amico che in azienda lo sperimenta da diversi anni e vedendo i risultati a cui lui è giunto ho pensato che se ci fosse stato spiraglio per averli anche in uno studio legale sarei stata felice di provare l'esperimento. Ero estremamente scettica sul fatto che si potesse adottare il sistema in un mondo come il mio, quindi sono partita veramente un pochino con titubanza, però Matteo mi ha detto no, fidati, vedrai, il metodo Lean si applica a qualsiasi tipo di organizzazione. E in effetti abbiamo iniziato a maggio e in 2 mesi lo studio ha cambiato faccia, nel senso che i motivi principali per cui sono arrivata alla consulenza Lean sono legati a motivi di inefficienza dello studio e disorganizzazione. Il mio è uno studio piccolino, è il cosiddetto studio boutique, oltre a me ci sono 4 collaboratrici e una segretaria e si creava spesso l'effetto imbuto, quindi tutto dipendeva da me o dal mio definitivo placet sui lavori. E essendo una, questi lavori si accumulavano, e si fermava lo studio. E i clienti tardavano ad avere le risposte, e all'interno comunque c'era, anche agitazione, perché comunque chi segue le pratiche sente la responsabilità del lavoro. E da quando abbiamo iniziato, anche con piccoli consigli, piccoli passi, si sta andando nella direzione giusta e oggi, dopo 2 mesi, l'efficienza è proprio cambiata da così a così. È vero che non ci voleva molto, ma siamo a un ottimo livello di risposte verso i clienti, come tempismo, come cura, attenzione. Non è che essendo diventate più brave nell'agendare, nello schedulare il lavoro e quindi nell'evaderlo, lo facciamo con una qualità peggiore, sempre con la stessa attenzione, la stessa cura del cliente, ma è tutta una questione veramente di procedure, di organizzazione e controllo che non avevamo, non sapevamo neanche come fossero. E quindi sicuramente la riflessione oggi, dopo 2 mesi, è positiva, siamo nella direzione giusta. Spero a fine anno di poter dire di aver messo a posto tutto.